Oggi cerchiamo di riparare il televisore, il mio, esattamente il mio che ho in cucina. Che difetto ha? È un vecchio televisore un po' datato che non ha il digitale per le aste interne, quindi deve essere collegato a un digitale esterno. Come vedete, l'ho messo qui sotto, però ha sempre funzionato, però ogni tanto si spegge. Tu dici di saper riparare tutto. Cioè, quando è caldo tende a spegnersi, ma in blocco. Penso sia qualcosa legato all'alimentazione e quindi a qualche condensatore che si surriscalda e quindi non corto. Proviamo insieme a dargli un'occhiata, Nah, stupida donna con la maschera, io posso riparare tutto. Allora, abbiamo portato il nostro TV nel laboratorio e adesso lo smontiamo. Speriamo di non fare più danni di quello che ci sono. Diamo una prima occhiata a dove sono le viti, poi una volta tolte, questa è la visione interna. Questa è la scheda di potenza per l'alimentazione, qui arriva l'alimentazione, tutti i condensatori. Questa parte la dovremo controllare bene perché probabilmente l'inghippo è qui. Questa è la scheda grafica, con tutti gli ingressi del segnale video che arrivano. Ecco, iniziamo a scollegare il cablaggio per portare la scheda sul banco. Faccio vedere come sono connesse questi zoccoletti sullo stampato. C'è una specie di pinza tipo molletta del bucato, per intenderci. Ecco, questa è la scheda sul banco, la scheda di potenza. In pratica ci sono già delle saldature fredde, vedo, da rifare. Specie dove c'è, ecco, dove sto indicando la col dito, dove c'è quel ponte realizzatore a diodi. Ho visto delle saldature parecchio allentate, forse si riscalda parecchio la zona. Ecco, questa è la scheda grafica. Questo dovrebbe essere integrato, tipo un integrato stabilizzatore di tensione. Anche qui ho visto delle saldature da rifare e poi questi due condensatori da cambiare, gli elettrolitici grandi che vediamo all'inizio. Fase le abbiamo già tolte, già pronti con i pezzi nuovi per la sostituzione. Vanno in questo punto qui e sopra, esattamente. Allora, dopo aver cambiato anche due condensatori sulla scheda di potenza, su quella di alimentazione che sto rimontando adesso, ho rifatto delle saldature e mi appresto a rimontare il tutto. Riattaccherò tutti i collegamenti. Ecco, qui
fase di montaggio ho fatto, diciamo, una cacchiata, perché come vedete dalla freccia, ecco, questa è rossa, ho lasciato uno zoccolo senza riconnetterlo alla scheda grafica e quindi all'ultimo ho dovuto rismontare tutto, perché in pratica il televisore era morto, perché questo è proprio lo zoccoletto che porta tutte le varie alimentazioni alla scheda grafica, e quindi il televisore era morto. Ma in pratica potevo anche non dirvelo, ma siccome fa bene a me, perché così un'altra volta controllo tutti i collegamenti che ho tolto, li rimetto tutti, ma anche a voi, e questo vi ricordo che è importantissimo rimettere tutte le cose come le abbiamo trovate, è chiaro, no? Adesso lo lasciamo un po' acceso, perché così si prova se riscaldandosi tende a tirar fuori il difetto di prima. Abbiamo cambiato 3-4 condensatori sull'alimentazione, cioè due sull'alimentazione, sulla scheda dell'alimentazione, e l'altra sulla scheda grafica, perché mi sembrava che non fossero buoni. Sapete voi che i condensatori si provano male e quindi nel dubbio conviene cambiare, a meno che non siano esplosi o tendono a gonfiarsi, allora si vede anche a occhio nudo. Comunque sono stati sostituiti. Adesso prima sono state rifatte alcune saldature, perché ho visto che erano un po' fredde, quindi sono state rifatte e adesso proviamo se abbiamo fatto qualcosa o forse peggio di prima. Comunque proviamo. Televisore lo lasciamo in prova, quindi il video lo chiudiamo, però vi faccio sapere nel prossimo video. Quindi continuate a seguirmi, chiaramente iscrivetevi al canale e spuntate la campanella. Ciao, alla prossima!